Eccomi. Allora, mercoledì 30 marzo, ovviamente. Domani si parte alla volta di Follonica, quindi sto preparando tutte le cosine. Ora però vado a prendere la tuta, il casco e tutte le altre cose, così almeno si prepara la valigia e si carica per partire. Prima però voglio ricordarvi una cosa. Oisa! Proprio oggi è uscito un articolo su Motori Online. Questo qui, che come lo potete vedere, quindi andatelo a leggerlo, vi lascio il link. Invio! Allora, tuta, casco, guanti, hands, sottotuta, scarpette, quindi qua sembra tutto pronto. Direi che a questo punto l'unica cosa che mi resta da fare è mettere tutto dentro al borsone. Ah giusto, mi stavo quasi per dimenticare. Per i ciechi come me, anche gli occhiali, quelli più comodi, per mettere dentro al casco. Che brutta vita essere ciechi! Tanto siamo! Ciao amore! Ciao amore! Allora, giornata di trasferimento da quel di Livigno a quel di Follonica fatto, quindi quante ore mi sono fatte di auto? 7, 8, 8 abbondanti. Fatto, stasera stiamo, sta lui, non io faccio il fancazzista, sta facendo il controllo e modifiche di tutto il radar. Ciao mamma. Da bravo navigatore quale lui è. Quindi stasera a letto presto, perché domani alle... Presto, alle 9 partiamo da qua. Le 9, allora è tardi. Domani si parte tardi, quindi c'è ancora da disivare solo il volante. Poi dopo si va a fare le ricognizioni. Quindi ci vediamo. Cioè domani c'è la prossima. Sono 6 minuti per fare la prova, 5 minuti da te via, sono 11 minuti. Allora, prima cosa che va fatta la mattina, prima di iniziare le ricognizioni, sono mettere gli adesivini sul volante. Quindi, vabbè, se già iniziamo col volante dritto sarebbe anche meglio. Dovete peraltro sapere che da questa gara cerchiamo di utilizzare un metodo diverso, diciamo, di scrittura note e di lettura note. Quindi vedremo un po' come andrà. Ovviamente va provato, quindi solo il tempo ci farà capire se il nuovo metodo andrà bene o meno. Una volta attaccati i nastrini, utilizzare penna per scrivere il numero della nota, magari senza passarci sopra col dito, se no cancelli quello che hai appena scritto. 6D su 4A chip. Allora, giornate di ricognizione finite, sono le 23:52, domani mattina sveglia alle 6, domani mattina arriva la macchina e la si prepara per la gara. Quindi, direi che vado a dormire. Allora, sono le 7:20. Ci stiamo trasferendo in service park perché oggi finalmente si salta in macchina. Questa mattina si fa lo shakedown, che tra l'altro è il primo pezzo della prima prova. Si salta in macchina e si vola verso lo shakedown. L'unica cosa che ci resta da fare. Ok, allora, purtroppo il nostro weekend di gara non è iniziato al meglio perché la macchina per un problema è arrivata tardi, quindi i tempi per attuare lo shakedown ci si sono ristretti. In più, quando ci siamo avviati per andare sullo shakedown, a pochi chilometri dall'assistenza, è avvenuto un incidente e noi siamo praticamente stati i primi ad arrivare sul posto, quindi abbiamo perso un bel po' di tempo lì, quindi quando siamo poi arrivati sullo shakedown siamo riusciti a fare solo un giro di prove, il che ci ha reso difficile tutto il weekend di gara, quindi... Torniamo pure al video. Inizia con 30 e ritarda poco 4 meno di apre 6.
Ci sei, zio? Sì, ci sono io. Sporca. Ok. Sì, dopo. Ok. 4 più A su dosso. Ricordatela, limita 4 più A su dosso, 20. Apre 6, 30. Porchissima. Ok. Di vai forse piena, mi dicevano che è sporca, 5 di vai forse piena, 70 sporchissima. Ok, e dopo fine prova. Allora, shakedown abbiamo fatto solo un giro, per quello che si poteva capire abbiamo capito, quindi si entrerà in prima prova un po' in in conoscenza, giusto Nicolas? Possiamo parlare della gara o Shakedown è andato lì, quindi adesso si va diretti sul palco partenza, poi prima prova. Capiremo quindi sulla prima prova come funziona la macchina, che abbiamo solo visto se funzionava il tutto. Nel prossimo episodio, sole cuocente con le gomme da bagnetto, estintori ballerini. Ah, figa, mi si è mosso il cazzo di estintore. E molto altro ancora.